Andrà tutto bene, puntata numero 359. Oggi è mercoledì 8 luglio 2020 e sono le 16:52. Buon pomeriggio da Gioacchino Onorati e da Roma Maria Teresa Zurlo. Buon pomeriggio Maria Teresa. Buon pomeriggio, Gioacchino. Maria Teresa, vedo tanti, tanti colori dietro di te. Belli, bellissimi. Sì, siamo una galleria d'arte, ci chiamiamo Aria Contesa Arte e siamo in via Margutta 90. Saprete benissimo, saprai benissimo che via Margutta è la strada dell'arte per antonomasia in Roma. Devo dire la verità, conosciuta più dagli stranieri che dai romani. Spesso da parte dei romani abbiamo degli interrogativi paurosamente strani, perché molta gente di Roma non conosce via Margutta, Non ci eppure posso siamo nel credere quartiere. perché è un luogo molto famoso dove ci sono negozi importantissimi di antiquariato, Ci sono oltretutto. gallerie d'arte, ci sono laboratori di restauro, ci sono gallerie d'arte, noi siamo tra queste, ci sono negozi di altissimo livello, ma soprattutto poi siamo nel cuore della città, a due passi da Piazza del Popolo e in parallela a Via del Babuino, quindi siamo circondati dal centro storico in assoluto. Tu abiti anche a Roma? Io sono a Roma, certo, vivo a Roma in via Casperia, nel secondo municipio, municipio storico, dopo il primo e il più importante della nostra città. E ci vivo molto bene. E per tornare alla tua galleria, quali sono le attività che svolgete? Le fai da sola? Hai dei collaboratori? Certo, io sono una gallerista, mia sorella è la seconda gallerista, Tua sorella come si chiama? chiamatina. E Concetta e Aria Contesa Arte, Contesa è l'acronimo di Concetta e Teresa. Quindi Concetta e Teresa Zurlo, via Zurlo. Margutta numero, non so se l'abbiamo detto, Via Margutta 90. via Margutta 90. L'abbiamo fondata dopo praticamente un tirocinio piuttosto lungo di eventi, che noi siamo soprattutto state delle grandi creatrici di eventi, abbiamo fatto eventi di altissimo livello nelle migliori location di Roma. Dopodiché abbiamo deciso di trovare uno spazio tutto nostro, abbiamo trovato questa diciamo meraviglia in via Margutta e abbiamo deciso di mettere radici. Abbiamo cominciato prima con il vintage, poi l'abbiamo trasformata in galleria d'arte perché l'arte è sempre stata presente nei nostri eventi. E quali sono le opere che esponete? Allora, noi andiamo praticamente, trattiamo l'arte moderna, l'arte contemporanea, trattiamo la scultura, trattiamo tutto ciò che è unico, nel senso anche l'artigianato di altissimo livello, i gioielli, le creazioni particolari, anche la moda. Uno stilista che crea delle cose particolari da noi ha la possibilità di esporre in un contesto dedicato all'arte. La nostra galleria, oltre che su via Margutta, ha un secondo ingresso nel cortile storico di Palazzo Cerasi che dà su via del Babuino 51. Quindi è una galleria di altissimo livello, uno spazio il più grande di via Margutta. Noi abbiamo quattro sale più un giardino d'inverno, dove possiamo esporre di tutto. E possiamo quindi accontentare, diciamo, la curiosità del pubblico, ma anche e soprattutto le esigenze delle persone che vogliono esporre nel nostro contesto. Creiamo un evento ogni settimana, ogni venerdì noi abbiamo un vernissage, che praticamente significa la presentazione di un evento dedicato alla pittura, alla scultura, ad un artista in particolare, e in ogni sala c'è praticamente un'esposizione. Siamo uniche probabilmente in Roma a trattare l'arte in questo modo. Poco prima della chiusura a causa del Covid avete ospitato 24 artisti siciliani. Esatto. Come mai lo sai? Beh, lo so perché sono informato, mi informo. Ed è una Informatissimo. cosa estremamente positiva quella di ospitare ben 24 artisti, se non sbaglio, per lo più pittori o soltanto pittori.
pittori e anche qualche scultore. qualche scultore. Sì, la mostra ha avuto molto successo, ma adesso, per esempio, avremo a settembre le tre sale principali, la sala Botero, la sala Modigliani e la sala Chagall, saranno occupate da artisti che vengono dall'Iran, che hanno prenotato questo attraverso il loro consulente, attraverso il loro curatore, tre sale per esporre le loro opere. In Roma. Noi siamo comunque una galleria internazionale, abbiamo esposto a Los Angeles, abbiamo portato i nostri artisti, chiaramente chi ha accettato il lungo spostamento a Los Angeles, abbiamo esposto in una delle più grandi gallerie della città e abbiamo avuto anche molto successo. Per te che cosa significa arte? Allora significa bellezza, unicità e vita. Tra le varie espressioni artistiche, la pittura, la scultura, la musica. E cosa amo in particolare? Probabilmente la pittura e quella soprattutto del Novecento e anche la musica, quella classica. Infatti nella nostra galleria i vernissaggi sono sempre accompagnati da musica o classica o moderna. Io non lavoro soltanto con mia sorella, ma ho delle splendide referenti, Fabrizia Cacavos e Giada, la signorina che ti ha messo in contatto attraverso il suo computer, Se non perché si non ci vergogna, vediamo. vuoi anche farcela vedere? Certo, Giada e Fabrizia, Giada, e sono presenterò anche tutti mia sorella. occupati, non ti Giada preoccupare, tutti è occupati. una maga del Tutti computer. È bravissima, in 448 è stata capace di ristabilire il nostro contatto. Fabrizia, vuoi Inese, sono venire? tutti occupati. Sono Tutti occupate. occupati, non lo sapevo. Occupate, però ti salutano. Ci abbiamo provato, ma era prevedibile. Ma era prevedibile. Effetti della chiusura forzata. Chiusura sono stati praticamente noi abbiamo chiuso l'8 marzo, abbiamo riaperto il 18 maggio. Gli effetti forzati sono stati quelli di continuare comunque a lavorare, a contattare gli artisti da casa. Gli artisti hanno continuato a seguire la galleria perché il primo nostro evento è stato Artevirus contro Coronavirus e devo dire ha avuto un successo straordinario. Il finissage è Io stato amo le borse celebrato sporche. venerdì scorso, quindi Visto, abbiamo sai. assegnato tre premi. Il primo classificato ha avuto una personale nella sala Chagall, il secondo nella sala Modigliani, il terzo nella sala Dalì, perché diciamo l'artista va incoraggiato. La mostra era bellissima, ha avuto un grande successo. Siamo state la prima galleria a stabilire immediatamente un contatto con gli artisti, a decidere immediatamente di preparare una mostra sul coronavirus, infatti Artevirus contro coronavirus, e siamo molto soddisfatte. Siamo anche contente di come stanno andando le cose. E quali opere sono state esposte in questo contesto? Esposte delle opere in cui si parlava del virus sotto svariati aspetti. E il vincitore in questo caso è stato un pittore, uno scultore? Sono stati tre pittori. La scultura era esente da questo vernissage. Ed è stata una delle poche mostre che ha avuto anche il piacere di avere un finissage. Tutti gli artisti erano presenti con le mascherine, l'abbiamo fatto, l'abbiamo tenuto. Tuttora terremo venerdì, per esempio, un altro evento in cui esporranno tre artiste al femminile con le mascherine alla debita distanza, facendo entrare soltanto una persona, cioè un accompagnatore, evitando i catering, in cui invece la nostra galleria è famosa perché ogni volta offriamo da bere e qualche cosina da mangiare. Questa volta tutto è stato eliminato, però siamo molto soddisfatte, come dicevo Gioacchino, perché gli artisti stanno rispondendo, perché gli artisti hanno voglia di ricominciare, perché la galleria a settembre è già stata prenotata
per molti eventi, da settembre fino a dicembre abbiamo già molte prenotazioni in atto. Tutto questo ci fa ben sperare, ecco, ben sperare perché le persone, l'arte non vuole morire, l'arte non si è lasciata abbattere dal coronavirus, soprattutto noi abbiamo avuto il coraggio di riaprire immediatamente, avremmo potuto anche non farlo. Molte gallerie per almeno un mese sono state ferme, noi il 18 maggio eravamo sulla breccia. Siamo molto orgogliosi di tutto questo perché siamo sole, è faticoso sia dal punto di vista economico che dal punto di vista quindi imprenditoriale e di diciamo, organizzazione mandare avanti una galleria di questo livello. Non è semplice, bisogna elaborare continuamente, bisogna dare sia all'artista che al pubblico novità perché è la novità che poi fa entrare la gente. I nostri maggiori acquirenti non sono solo stranieri, ma con una punta di orgoglio, dico anche italiani, fino almeno prima del coronavirus. Adesso aspettiamo ansiosamente il ritorno dei turisti, non dimentichiamo che siamo tra Via Condotti, Via del Babuino, eccetera, eccetera, siamo nel cuore della nostra amatissima città e quindi il turismo in Via Margutta è sempre estremamente elitario e anche, diciamo, l'avventore italiano è estremamente elitario, cioè la persona che cerca veramente qualcosa da mettere in casa di bello, di ricercato, di unico. E quindi voi favorite ovviamente con questa galleria, le sorelle Aria Contesa Arte, Sì. ecco questo incontro tra chi ama avere un oggetto prezioso e l'artista. Certo. Curiamo l'artista diciamo, dal momento dell'entrata in galleria fino al termine della sua esposizione e curiamo anche il cliente perché il cliente diciamo, va seguito nella scelta giusta di quello che vuole acquistare, che non è sempre qualcosa di grande, ma è qualcosa di prezioso perché l'arte è preziosa sotto tutti gli aspetti. E poi non è detto che il cliente acquisti sul momento, ma potrebbe acquistare anche a distanza di molto tempo. Abbiamo anche, tra le altre cose, Gioacchino, abbiamo anche una vetrina online, quindi le opere dei nostri artisti sono in vendita anche online, per cui offriamo dei pacchetti particolarmente interessanti a un costo modico, per esempio 3 mesi costano 400 euro più la tassa di iscrizione che praticamente è valida per tutto l'anno. Con questa somma l'artista ha la possibilità di esporre per 3 mesi opere in modo continuativo, cambiandole ogni 2 settimane oppure cambiandola ogni settimana. Se vuole poi fare una sua personale, diciamo, questo tesseramento, questo pacchetto dà diritto ad uno sconto del 20% sulla sala dove intende esporre la sua personale. Allora, Maria Teresa, a me non resta che ringraziare te, ringraziare tua sorella, vero? Anche Concetta. Concetta. Sì, Concetta, eccola. Eccola, e no, fatti vedere Concetta. A questo punto fatti vedere Concetta. È occupata ancora? Eccoci. Eccola, Concetta. Bene. Ma sei anche più bella di Maria Teresa, perché scappi? Come no? Sì, Da vedere, da sì. vendere. Bene. Allora, Gioacchino, come volevo Grazie. dire? Volete venirci a trovare in galleria? Sì, verrò a trovarvi presto e spero anche di iniziare una proficua collaborazione, di favorire l'incontro appunto tra la vostra galleria, le sorelle, Aria Contesa Arte, con tanti tanti artisti e con tante tante persone appassionate dell'arte. Grazie Maria Teresa, grazie di Arrivederci. cuore.